Io in una giornata di non pioggia avrei dovuto spiegarmi fuori la facciata della chiesa. E come si fa che oggi, a parte che c'è disseminato di macchine, sta venendo giù un diluvio universale. Però due cose su sta chiesa ve le devo dire. Avete visto come è messa la strada dove siamo arrivati? Lì è dove passava il naviglio interno di Milano. Quindi questa chiesa per la maggior parte della, per tutta la sua vita fino agli anni 30, diciamo, del secolo scorso, chi veniva qua vedeva in quella direzione lì il naviglio. Alla fine della piazza, non credo su tutta ma perlomeno nella parte destra, c'era il tombon di San Marco. Quindi circa due lati della chiesa vedevano l'acqua, e questo è stato per quasi tutta la sua storia fino agli anni 30 dell'anno scorso. Questa è la prima cosa da dire. La seconda, quando io dicevo che l'abbiamo scelta perché qui c'è stato il battesimo del nipotino della ex velina Veridiana Malman, che tra l'altro è fatto da madrina. Veridiana Malman era la velina brasiliana prima di Thais, di Striscia la Notizia, o forse dopo, di Striscia la Notizia. Qui c'è stato il battesimo del suo nipotino. È ritornata famosa. Comunque, questa chiesa nei secoli è stata una delle chiese dell'alta borghesia milanese. Scusa, anche se è stata battezzata. Vabbè, ma quello che conta è il nipotino di cui Veridiana Malman è stata anche madrina. Questo è importante ricordarlo. Della tua madrina era Veridiana Malman. Veridiana Malman. Infatti. Aggiorniamoci, scusa. Ragazzi, voi dovete documentarvi sull'attualità. Su D'Agospia c'era scritto. Comunque, in questa chiesa, questa per esempio è una cappella di una famiglia milanese importante. Che? I Foppa. Fratella Foppa, ma al di là di questa, in fondo qui del transetto, che poi vi spiegherò cos'è un transetto, ci sono delle lastre, dei frontali di sarcofagi, non so se si dice sarcofagi o sarcofagi, non lo ricordo mai. Sarcofagi. Comunque di. È cambiata anche la lingua italiana. Vabbè, comunque degli Aliprandi. Gli Aliprandi erano una famiglia importantissima. Nel senso che uno di quelli che sta lì è stato anche podestà di Monza e ha avuto vari incarichi da Zone. Ci siamo andati anche sabato scorso, domenica scorsa, gli Aliprandi. Gli Aliprandi. Non so se esistono vari Aliprandi, però quello è Martino. Questo è il secondo elemento da ricordare. Quindi questa è la chiesa delle famiglie importanti, almeno di alcune famiglie importanti di Milano, come si vede dalla cappella e da altri punti. Il terzo punto è che questa chiesa è nata, poi è sopravvissuta, ma è chiuso nel 1700, a fine del 700, quindi è durato parecchio, a un convento agostiniano. E è un convento che oltre a occuparsi di assistenza ai poveri e di predicazione, perché è nato per combattere un'eresia, era un luogo di studio. Cioè qui c'era della gente di un livello intellettuale molto alto, difatti ai tempi andavano anche a Parigi a insegnare, alcuni di quei, dove c'era la principale università di tutta la cristianità occidentale. Sì, 1797 viene chiuso il convento agostiniano. Quindi, dato che di questa chiesa si parla fine 200, non è molto chiaro il momento in cui l'hanno creata, fine del terzo secolo, credo. Per parecchi secoli di là c'era il convento. Quindi queste le tre cose principali da dire su questo posto. Perché è stata fondata questa chiesa? Anche questo va detto. Sapete quando c'è stato l'attacco del Barbarossa a Milano, che l'ha distrutta, tra l'altro che è venuto l'altra volta, sa che ci abbiamo perso il circo romano che aveva quasi 1000 anni, è stato distrutto. Fatta la pace, a Milano è stato assegnato il controllo della contea della Martesana, che è, diciamo, zona Monza, andando di quelle parti là.
E in realtà questa lo si può vedere, da quello che ho capito, come una specie di fortezza contro le eresie, quindi non era una fortezza militare, ma dato che andando in questa direzione c'era il controllo di Milano su una parte importante del territorio, e lì da Concorezzo a Porta Orientale, che è Porta Venezia più o meno, c'erano i catari, questo era un presidio contro l'eresia catara. Quindi si parla del III secolo, quindi qui la fondazione probabilmente alla fine del 300, quindi questo posto ha parecchi anni, anzi parecchi secoli, come vedremo alla fine. L'ordine che stava qui dentro erano gli Zambonini, che è un ordine monacale basato sulla regola non di San Francesco, anche se era un ordine mendicante, ma di Sant'Agostino, che guarda caso aveva fatto il monaco a Biassono, non molto lontano da qua. Sapete chi è Sant'Agostino? Allora, vi dico, Sant'Agostino, per chi ha studiato un po' di filosofia, se sapete chi è, Platone e Aristotele ne avete sentito parlare, come importante. Credo che siamo a un centimetro da loro due, perché viene a Milano nel IV secolo d.C., quello che ha scritto influenza la filosofia, la politica, la teologia e varie altre cose dei mille anni successivi. Quando Galileo scrive su un, non vi cito l'opera, lasciamo stare, a difesa delle sue teorie scientifiche, cita Sant'Agostino. Il fondatore del protestantesimo, Martin Lutero, era un monaco agostiniano. Calvino, che stava poco lontano da qua in Svizzera, nel suo libro L'istituzione della religione cristiana cita Sant'Agostino. Quindi potete, oggi è poco considerato, fino a poco tempo fa, adesso ha fatto il film La Rai, per cui adesso tutti lo conoscono, con Preziosi, però è un gigante. E anche al di là di queste cose, se uno va a guardare un'opera come Le Confessioni, già solo per quello andrebbe ricordato sempre. Dipende da quali scuole, non in tutte si studia. Comunque, quando ho detto qui Sant'Agostino, chi lo conosce, non nessuno ha alzato la mano. Vabbè, è normale, lo so che non è, però non vi parlo di questa chiesa senza dirvi chi è Sant'Agostino, perché poi lo ritroverete parecchie volte. No, questo è gossip, non è vero, non è vero. È lui che era molto severo con se stesso, perché è lui che si schernisce in questo modo parlando della sua vita prima della conversione. Ma se è vero che ha abbandonato la moglie per andare a fare il prete, per seguire una certa strada, in realtà nella sua vita non ha fatto queste... No, proprio per nulla, per nulla. Ah, beh, così informazione, nel 1252 il capo degli Zambonini è Lanfranco Settala. Adesso della facciata non vi posso dire nulla.